Gli uffici comunali di Teramo riaprono al pubblico, ma con una nuova organizzazione. Mascherina, guanti, termoscanner per chiunque entri, sempre uno alla volta. Il sindaco Gianguido D'Alberto, con un apposito decreto, ha disposto questa nuova organizzazione degli uffici municipali per la seconda fase dell'epidemia Covid-19. Le scelte sono state adottate nel rispetto del principio di precauzione e le nuove disposizioni sono atte a rivedere le attività indifferibili, ampliando quelle individuate in prima battuta e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, commerciali, nonché alle iniziative di carattere socioculturale che il Comune intende mettere in campo per fornire supporto e dare impulso alla ripresa. Fermi restando i principi di sicurezza dettati dalle misure per il contenimento del virus, con l'esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti dell'utenza e dei lavoratori, l'apertura degli uffici comunali osserverà le seguenti modalità. L'erogazione della prestazione richiesta dall'utente avverrà ogni volta che è possibile tramite modalità telefonica o telematica. Se si ha bisogno di recarsi di persona negli uffici, bisogna prendere un appuntamento che può essere richiesto telefonando o inviando una mail. Per entrare negli uffici sarà obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi le mani utilizzando il gel posto all'ingresso di ognuna delle sedi municipali. Non sarà consentito l'accesso a utenti con sintomi da infezione respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5. È consentito l'ingresso di un solo utente per volta nell'eventuale fila che si formerà all'esterno. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro tra un utente e l'altro. D'Alberto spiega di aver rimodulato l'organizzazione degli uffici per rispondere alle necessità e per favorire la disponibilità anche nell'ottica della ripresa. E ringrazia inoltre tutti i dipendenti comunali che mai si sono sottratti alle loro responsabilità e che hanno dimostrato grande spirito di servizio e una sensibilità encomiabili.